Buongiorno ragazzi, sono Gilbe. Per chi non lo sapesse, sono un ragazzo di 22 anni che studia economia e commercio all'università. Oltre a questo, sono anche socio di una società di consulenza e contabilità per le aziende e oggi vi voglio parlare, visto che tantissimi di voi me lo chiedono spesso, vi voglio parlare del perché non attualmente, tra parentesi, non investo in ETF, visto che tra l'altro, ieri sera ho avuto da ridire con un, non penso iscritto, spero che non sia un iscritto, spero che appunto non abbia premuto il tasto iscriviti sul mio canale perché persone così non le voglio avere. Detto questo, se riesco vado a riprendere i commenti. Allora ragazzi, ieri questo ragazzo qua che si chiama Lorenzo Gamba e io dirò nome e cognome perché ha deciso di sua spontanea volontà di venire a commentare sul mio canale e quindi se ne ha assunto le sue responsabilità. Mi ha scritto: si pigliava due ETF e riusciva a riassumere tutta la merda che è in quel portafoglio. Prima cosa, con che arroganza viene a scrivere: si pigliava due ETF e riusciva a riassumere tutta la merda che è in quel portafoglio? Allora, benissimo, andiamo a vedere che rendimenti sto avendo con il mio, con la merda con il portafoglio. Allora, ho iniziato a investire ad aprile, quindi sono passati 8 mesi. 8 mesi e qualche giorno. Attualmente ho una performance del 33,52% in 8 mesi. Adesso vorrei sapere lui effettivamente che rendimento ha. Ok, detto questo, però passiamo ad altro. Allora, oggi voglio parlare del perché appunto non investo in ETF e per farlo mi sono segnato nelle note 4 principali motivi del perché non lo faccio. Tra l'altro io ovviamente gli ho risposto: sei proprio un pagliaccio, perché se mi viene a scrivere un commento del genere senza spiegarne le motivazioni, per me sei solo un esibizionista e un pagliaccio. Detto questo, però, dimentichiamoci di questo ragazzo di cui non mi interessa assolutamente nulla. Il primo motivo del perché non investire in ETF è esattamente il grafico che vi mostro qua sotto, dove vengono rappresentate le percentuali di investimento delle mie azioni. Come vedete, il mio portafoglio è molto ben diversificato e ad ogni azione ho attribuito personalmente una percentuale di investimento. Adesso, la prima motivazione è: riuscite voi a trovarmi un ETF che rappresenti esattamente, e dico esattamente, le percentuali che ho io attualmente in portafoglio? La risposta è no. E se ci riuscite, vuol dire che avete cercato talmente tanto che avete trovato un ETF che sarà liquido zero, avrà volumi zero e avrà dei costi di gestione che saranno del 1% talmente poco liquido. Quindi sarebbe assurdo investire in un ETF che ha un costo di gestione dell'1% quando posso farlo tranquillamente io tramite Trading 212, che tra l'altro non mi sponsorizza nemmeno perché il codice invita un amico lo hanno tolto, quindi se volete iscrivervi, iscrivetevi, se non volete iscrivervi non mi interessa nulla. Ma il discorso è: non è impossibile riuscire a trovare un ETF che rappresenti esattamente al centesimo le percentuali del mio portafoglio. E voi mi direte: vabbè, ma non è che devi trovarne uno che rappresenta proprio al 100% le percentuali del tuo portafoglio. E io vi dico: ma perché no? Cioè, se io ho uno strumento come ho un broker come Trading 212 che mi permette di creare ETF miei personali in cui inserisco io le percentuali, perché dovrei affidarmi a un fondo che mi gestisca loro in autonomia pagando pure tra l'altro delle percentuali di gestione? Quindi la mia domanda è: come fai a scrivere un commento del genere se non lo motivi? Per me sei un pagliaccio. E ripeto, io ad ogni azione che ho una percentuale che corrisponde. E non ci sarà mai un ETF che ha al 3,63% Westrock. E soprattutto Westrock all'inizio aveva una percentuale molto maggiore, aveva un 5, un 6, un 7% all'interno del mio portafoglio. Poi in autonomia ho deciso di liquidare alcune posizioni Westrock. Voi trovatemi un ETF che abbia fatto il mio stesso movimento. È quello che mi fa incazzare dei commenti su YouTube. Non li sopporto, la gente così non la sopporto. Adesso però voglio parlare del secondo motivo per il quale non investo in ETF. Andiamo a vedere i costi di gestione. Ok, su questo sito qua ho trovato quello che dovrebbe essere il costo di gestione medi per ogni asset. Bene. Allora, supponiamo che
Lo 0,31 sia per i ETF un po' più liquidi. Quindi supponiamo che se vogliamo trovare un ETF che sia molto simile alle mie percentuali, dobbiamo andare a trovare un ETF meno liquido, quindi che abbia costi di gestione più elevati. Bene, supponiamo che non lo facciamo tanto più costoso, facciamo lo 0,5% annuo di costi di gestione. Bene, allora andiamo a calcolarci il rendimento sul lungo termine che perdiamo avendo costi di gestione dello 0,5%. Andiamo sul calcolo interesse composto. Supponiamo, visto che è quello che faccio io, un deposito iniziale di 10.000 euro, un deposito annuale di 5.200 euro, anni di durata del deposito. Supponiamo che io mantenga le mie azioni per 30 anni, visto che attualmente ho 22 anni, quindi penso di tenere più di 30 anni, ma supponiamo che arriviamo a 52 anni con 30 anni di deposito. Supponiamo un tasso di interesse annuo che quello che voglio tenere io è del 12%. Facciamo il calcolo interesse composto. Vediamo che avremo 1.700.000 euro tra 30 anni. Supponiamo invece ora di avere un rendimento dell'11,5%, quindi 0,50% in meno ogni anno. Ovviamente il tutto è composto. Quindi ricordatevi, eravamo 1.700.000. Passeremo a 1.532.000. Quindi avremo perso 170.000 euro in 30 anni. Adesso non so se a voi piace buttare i soldi, a me non piace assolutamente. Quindi se avete piacere di investire in ETF e perdervi 170.000 euro in 30 anni a questi rendimenti qua, fatelo pure, ma non è il mio metodo di investimento. Il terzo motivo per cui non investo in ETF è il fatto che io non posso comprare in autonomia o vendere in autonomia singole azioni. Per chi non lo sapesse, visto che immagino proprio che quel Lorenzo Gamba non sappia assolutamente con il mio metodo di investimento, immagino appunto che non sappia assolutamente che io ho un file Excel dove in automatico mi viene calcolato il margine di sicurezza su ogni azione e si aggiorna in autonomia, visto che ho creato un file Excel, che tra l'altro se avete piacere di acquistare potete farlo tramite gli abbonamenti, ho un file Excel che mi calcola in automatico i margini di sicurezza sulle singole azioni. E non è sempre così. Io ho acquistato Apple. Andiamo a vedere Apple, che qua la gente parla e lo fa un po' a vanvera. Bene, andiamo a vederci Apple. Apple, io sto guadagnando il 48,34%, è a una percentuale del mio portafoglio del 2,51%. Ok, andiamo a vedere se attualmente io acquisterei Apple. Bene, Apple ha un margine di sicurezza del meno 23%, quindi adesso attualmente non comprerei assolutamente Apple, mentre se io facessi un piano di accumulo con un ETF che ha Apple al 2,59%, continuerei ad acquistare Apple. E io non voglio acquistare Apple a questi prezzi qua, quindi non lo faccio nemmeno tramite un ETF. Io attualmente magari voglio concentrarmi su aziende che sono salite di meno e quindi ad esempio andrei a comprarmi Activision Blizzard che secondo i miei calcoli ha un margine di sicurezza del 28%, mentre un ETF non ti permette di comprare azioni o venderle singolarmente in totale autonomia e questo secondo me nel lungo termine ti limita tantissimo i rendimenti. E non vi sto dicendo di non comprare ETF perché non lo faccio io, semplicemente è la mia strategia di investimento. Vi chiedo solamente di non giudicarmi senza soprattutto aver fatto le dovute analisi. Perché se voi mi dite semplicemente comprava due ETF e evitava di comprare tutta quella merda lì, allora per me rimanete dei pagliacci. Soprattutto se io avessi un ETF che, come vi dicevo prima, ha il 3% Westrock, continuerebbe a comprarmi Westrock per il 3% del mio piano di accumulo, quando secondo i miei calcoli non c'è nessun margine di sicurezza, anzi c'è un margine di sicurezza negativo del 34%, quindi non vorrei assolutamente acquistare Westrock a questi prezzi qua ed è per quello che compro singolarmente le mie azioni. Ultimo motivo per il quale non compro in ETF e non penso di farlo a meno che io non compri ad esempio ETC, quindi sull'oro o magari comprerò un ETP su Bitcoin e non ho intenzione di comprare ETF azionari, è che secondo me io comprando ETF avrei rendimenti nettamente minori. Ed è esattamente questo ultimo punto, è la somma del punto 2 e del punto 3. Uno è il costo di gestione, che come vi dicevo sul lungo termine
vi fa perdere molto capitale. E due, e il secondo motivo è il fatto che se voi comprate un ETF e fate un piano di accumulo, continuate a comprare azioni che secondo i miei calcoli sono sopravvalutate e continuate a comprare azioni sottovalutate nella stessa quantità, anche se il prezzo è nettamente inferiore. Ad esempio, io attualmente, come vi dicevo, non comprerei mai WestRock. Perché? Perché ci sto guadagnando il 60%, come vedete qua, e secondo me a questi prezzi qua è totalmente fuori di testa. Secondo i miei calcoli, poi può tranquillamente salire ancora del 40% e va benissimo, ma io non voglio comprare in WestRock attualmente e un ETF non mi permette di farlo, ok? Se invece avete piacere di sapere qualche motivo per il quale comprerei ETF, cerchiamo di arrivare a 60 likes entro oggi in questo video qua e io, magari la prossima settimana, il prossimo mercoledì o magari anche domenica, vi porto un video sul perché, secondo me, potrebbe convenire investire in ETF. Detto questo, spero che questo video qua vi sia piaciuto. Lasciate un bel like per Lorenzo Gamba. E niente, ragazzi, ci vediamo al prossimo video.